perché ironia della sorte è il Barcellona che paga e che versa 1,5 milioni di euro l'anno all'UNICEF, a questo fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, e il signor Mourinho ieri sera, per sorprendere ancora di più la platea, questo special clown, questo uomo da quattro soldi, questo uomo che merita solamente infamia per quello che ha detto, si è permesso di far passare il messaggio che un club adesso, a torto ragione, simpatico o non simpatico, forte o non forte, di gran lunga la squadra più forte al mondo a livello tecnico, aiutata, ripeto, dalla classe arbitrale, perché porta, no, il simbolo del fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sulla maglia. Io da ieri sera, la cosa interesserà poco ovviamente agli amici di 1927, schifo pubblicamente questo signore che poi in tempi non sospetti, perché l'ha fatta sempre fuori dal vaso, ripeto, ma per sorprendere la platea di questi babbei servi compiacenti che, come ieri sera, e mi rivolgo ovviamente alla pletola di giornalisti madrilegni, non hanno saputo poi rispondere per le rime, no? Ricorderete offese addirittura qui in Italia i portieri giallorossi, coinvolgendo poi ovviamente una moltitudine più vasta, quando disse, no scusate, i portieri che incontravano la squadra giallorossa, dicendo che erano poi afflitti da questa sindrome corechia, che è una grave malattia che purtroppo affligge poi tanta gente che ha dei problemi agli arti, no? Soprassedemmo, anzi ridemmo sugli zero titoli, meno Spalletti che si avvelenò, ricorderete, in quella infuocata conferenza stampa di risposta, però a tutto, a tutto c'è un limite. Lì ci poteva stare, lo sfottò il fatto che si cercava attraverso una provocazione la reazione smodata per innervosire e per destabilizzare l'ambiente giallorosso. Si passò poi all'offesa attraverso, ripeto, la citazione di questa malattia, la sindrome coreica. Credo che ieri sera abbia veramente raschiato il fondo del barile questo clown, questo special clown, che si è permesso di offendere non solo il Barcellona, perché ce ne freghiamo del Barcellona e dei catalani, lo diciamo con profondo rispetto di tutti gli appassionati e i fans di questa squadra, che rimane la squadra più forte al mondo e che ieri sera ha avvilito, annichilito, ha mortificato, ripeto, il Real Madrid, che sembrava avere sulla propria panchina il miglior o il peggior Nereo Rocco. No, si è mancato di rispetto, ripeto, a questa organizzazione che ha deciso giustamente di far circolare il proprio nome, ricordando a tutti gli esseri umani che poi esistono queste istituzioni a sostegno dei bambini, sulla maglia che attualmente è quella più importante. E ripeto, non paga, non contenta di ciò, la squadra catalana versa ogni anno un contributo di 1,5 milioni a sostegno dell'istituzione stessa. Quindi io mi auguro che il signor Florentino Perez, visto che è un signore, visto che è un presidente acclamato, una persona importante, autorevole, che fa parte ormai da anni del goda calcistico internazionale, sappia prendere distanza da questo buffone, da questo codardo che fa, ripeto, la voce grossa con i deboli e poi in maniera strumentale, demagogica, dice sempre la cosa più conveniente, perché per chi non lo sapesse, Di Stefano, che è la leggenda, la storia, lo ha avvilito qualche giorno fa dicendo: mi vergogno di questa squadra, perché il Real Madrid non si può presentare giocando in casa con Pepe sulla linea mediana dei centrocampisti, perché abbiamo una certa tradizione da rispettare. Si aspettavano una risposta ai cronisti, invece il vigliacco, questo special clown, questo uomo di cacca, ha detto: beh, dinanzi alla storia del Real Madrid io non posso aggiungere altro. No, fai l'uomo fino alla fine. Che fai? Esprimi solamente quelle che sono le tue idee, quelle che in quella fattispecie, in quel contesto, ti rendono più popolare, quindi assumi l'atteggiamento più conveniente. Hai dimostrato di essere un piccolo uomo, un miserabile che ha strumentalizzato addirittura una partita di calcio per offendere, ripeto, migliaia, anzi centinaia di migliaia di persone che tutti i giorni cercano di aiutare il prossimo, nella fattispecie ovviamente il prossimo più debole, ci riferiamo ai bambini. Sì, la sua uscita più bassa rimane quella legata ai portieri avversari che con la Roma sembravano affetti a questa sindrome coreica. È assolutamente stato il momento più basso, perché quando si tiene a termine di paragone, a paradigma di incapacità, si porta alla disabilità, è sempre un momento bassissimo, stigmatizzabile. E ieri abbiamo visto nient'altro che il Mourinho Show, l'ennesimo show di un allenatore che probabilmente, come direbbe Andreotti, mutuando quello che è un pensiero di Andreotti, logora chi non ce l'ha, nel senso che riesce comunque a fare incavolare tutti coloro i quali poi incappano in questo avversario, che riesce a presentarsi come nemico e non come avversario, il che dà sempre una connotazione piuttosto bellica alle contese anche dialettiche, ma non solo, con lui e con i suoi team. Devo dire che aveva acceso molto il prepartita, oltremodo probabilmente, e questo si è visto in campo.
Devo dire che però il primo tempo del Barça, che poi nella ripresa annichilisce totalmente il Real Madrid, primo tempo del Barça è stato un primo tempo deludente, perché il Barça ha fatto quello che non mi aspettavo facesse la squadra più forte del mondo. Ha fatto in tutti i modi ricerca complessiva, complessa, di un cartellino o più cartellini per il Real Madrid. Ecco, io ho visto molte simulazioni, ho visto giocatori che si buttavano a terra. Una Barcellona che ha affrontato Mourinho con le sue stesse armi, quelle anche, se vogliamo, di un pizzico di antisportività che caratterizza Mourinho. Sì, non entro nel merito. E a me è dispiaciuto parecchio questo, perché quando vedo il calcio e quando penso al calcio, vedo e penso al Barcellona. Guglielmo, sono d'accordo con te. Allora, si può entrare anche nel merito delle decisioni arbitrali. Ad esempio, l'entrata assassina, perché tale è stata, di Pepe, poteva essere sanzionata anche con un giallo per non arrivare direttamente al rosso. Questo però non giustifica questa uscita di questo special clown che a fine partita, sentendosi immune da qualsiasi critica, delira dicendo cose che non stanno né in cielo né in terra. Ragazzi, ma il Barcellona va applaudito, ma non come squadra, perché dopo 111 anni ha deciso di apporre sulle proprie maglie, perché loro, sai, altezzosi e presuntuosi come sono, un po' come tutto il popolo catalano, hanno deciso ovviamente, no, di rinunciare ai soldi per non macchiare la bellezza dei blaugrana, no, della maglietta del Barcellona. Si sono inchinati, tra virgolette, e chapeau, tanto di cappello, dinanzi a un'istituzione con la quale si aiutano i bambini. Il fatto che questo uomo di cacca, ecco, per utilizzare un eufemismo, si sia permesso di affrontare argomento arbitri strumentalmente, ha torto ragione. Puoi anche avere ragione che magari gli arbitri subiscono una sorta di sudditanza psicologica nei confronti del Barcellona, e ripeto, l'entrata assassina di Pepe c'è, poi può essere sanzionato col giallo o col rosso, questo non sta a me decifrarlo. Non ti puoi permettere di far passare in maniera strisciante un messaggio del genere. Devi essere estromesso dal circolo internazionale di calcio. Non ti può permettere nessuno di dire cose del genere. Stanco di questo special clown. Ricorda Mourinho quelli che sono gli episodi che fanno comodo a lui per supportare e suffragare quella che è una tesi, la tesi del Barça che viene aiutato. Quindi ricorda il Barça aiutato 3 anni fa contro il Chelsea, ricorda l'Inter in 10 lo scorso anno nella di ritorno proprio a Barcellona, al Nou Camp, al Camp Nou, e ricorda come sia stata un'impresa quella dell'Inter, anche perché fa Cicero Prodomo sua, proprio ne ricorda. Questo ricorda la partita che è stata appena giocata con l'espulsione di Pepe, però dimentica colpevolmente Mourinho che nella gara d'andata tra Inter e Barcellona, proprio della scorsa stagione, l'Inter poi si sarebbe laureata campione d'Europa, e il Barça ha un calcio di rigore netto che non viene assegnato e soprattutto il gol di Milito è in fuorigioco. Quindi l'Inter passa il turno contro il Barcellona per errori arbitrali, in sostanza, che fanno tutta la differenza del mondo. Questo Mourinho però non l'ha citato. Posso dirti una cosa? Non è moralismo, né tantomeno il voler, no, insegnare a qualcuno come si fa il mestiere. Mourinho deve fare l'allenatore, non deve precettare nessuno, non si può permettere di offendere da dietro un microfono, dinanzi a, quindi per sorprendere, perché il fine ultimo, secondo me ieri sul 2-0, quando lo vedevamo così, no, assorto a scrivere qualcosa, gli stava preparando tutte le cazzate che poi ha detto in conferenza stampa. Non si può arrivare a far passare un messaggio del genere, è vergognoso. In passato, ricorderei, era a fianco a me, ci lamentammo, no? Ricordi quanti messaggi arrivarono di gente che veramente è direttamente o indirettamente coinvolta da questa malattia, la sindrome coreica. Questo così, con la sua superficialità, perché tutto lui pensa gli sia consentito, offese un'intera categoria. E ieri ci è andato ovviamente ancora più pesante, facendo così evincere che il Barcellona è aiutato dalla classe arbitrale internazionale, perché porta sulle magliette, ma onore al Barcellona e applausi a scena aperta invece questa scritta attraverso la quale si può far circolare una istituzione, una organizzazione che aiuta le classi più deboli, ovviamente i bambini, perché l'UNICEF, per chi non lo sapesse, è il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. Due analisi, Max, ben distinte. La prima ovviamente su Mourinho e su quest'ennesimo, possiamo tranquillamente dirlo, spettacolo al quale ha dato vita ieri in conferenza stampa. Ormai siamo abituati nel modo di gestire lo spogliatoio di Mourinho, quello di creare un eco al di fuori per compattare e cementare appunto il gruppo, però poi quando c'è da rapportarsi con l'esterno, di andarsi ad approcciare ad un'analisi di una gara come quella di ieri, insomma, bisognerebbe tenere ben altro atteggiamento. Ultimo e non ultimo, una settimana fa, prima della finale di Coppa del Re, non si è presentato in conferenza stampa, ricorderai,
ma non ha parlato, ha lasciato parlare il suo assistente con la sala stampa che praticamente si è svuotata di tutti ovviamente i cronisti che erano lì in attesa delle sue parole. Lui ha deciso di non parlare, è rimasto 40 minuti fermo, immobile, senza pronunciare parola, e il suo vice accanto a parlare. Quindi, insomma, questo però scusami un attimo, quello però fa parte della teatralità del personaggio, però poi rientra quando vai... nei limiti del esatto, però poi quando vai in conferenza stampa dopo una gara del genere, perché il Barcellona ha tutto questo potere, forse perché ha lo sponsor Unicef sulle maglie, c'è tutto un limite. Le manette a Milano va bene, le conferenze stampe in silenzio va bene, però poi non puoi approcciarti e dire in pubblico una cosa del genere, tant'è che ovviamente adesso i gai del Barcellona, credo, insomma, analizzeranno la situazione e vedranno se sarà il caso anche di procedere. Ma perché legali, Max ha detto cose gravi, vabbè, ovviamente no, parliamo di legali, coloro che possono agire, insomma, dovrebbe... però... credo sia il pubblico, ecco, il pubblico. Ma da ieri sera io mi aspettavo la pagnolata a fine gara, perché so che i tifosi madrilegni sono tifosi dal Palato Fine e credo siano rimasti schifati dall'orrendo messaggio, ecco, della loro squadra in campo, perché poi è stato solamente un esatto, catenaccio dal due primo... messaggi orrendi allora... ieri sera emergono dalla ecco, serata di Madrid. Ma poi sono precipitati gli eventi con quanto detto a fine gara. Forse cercava di compiacere il pubblico delle merengues per le lamentele che abbiamo anche sentito, e magari sacrosanti, io non so se ha sbagliato meno in quell'occasione l'arbitro, e ripeto, deve starci anche Rosso, perché l'entrata di Pepe è brutta, è quasi assassina, ma addirittura così far passare questo tipo di messaggio significa strumentalizzare poi qualcosa di bello, ecco, rendendone invece un'immagine negativa. Mi fa schifo Mourinho, lo posso dire che come uomo media mi fa letteralmente schifo, non merita rispetto. Vabbè, abbiamo capito che ormai per portare avanti le sue tesi e le proprie convinzioni non si esime dal mettere in campo, dal tirare in ballo argomenti troppo importanti per essere tardi. A me dispiace, al di là dei messaggi che stanno arrivando, no? E li ringraziamo, un paio di amici interisti così ho scorto che si lamentano, questo in virtù del fatto che evidentemente voi tenete più all'immagine pubblica che si è abilmente costruito questo grande stratega prima che essere un grande allenatore, perché attraverso poi la sua militanza in nerazzurro è riuscito a portarvi tanti titoli. Ci sono cose più importanti del calcio, e ripeto, mi sarei vergognato come un cane se a proferire quelle parole fosse stato ieri sera il mio allenatore. Avrei detto le stesse identiche cose, anzi Guglielmo mi conosce, avrei infierito, sarei stato ancora più pesante. No, sono convinto, questo è assolutamente l'iperbole del genio di sregolatezza dialettico e polemico che può essere José Mourinho. L'hanno comunque convinto di poter dire e fare quello che crede, e quindi è il movimento calcistico che di fronte a Mourinho non si deve indignare, deve capire quali sono le proprie colpe, perché il movimento calcistico che prima con il signor Moratti, prima ancora con Abramovic, adesso con Florentino Perez, riempie di soldi le tasche di questo Mourinho, e riempie di soldi Mourinho, perché Mourinho è questo, perché se Mourinho si sedesse, facesse la sua conferenza stampa, non facesse polemiche, facesse l'allenatore, sarebbe un allenatore normale e non prenderebbe 13 milioni netti l'anno. Il movimento calcistico non si deve indignare contro Mourinho, altrimenti facciamo tutti i falsi e gli ipocriti. Il movimento calcistico deve indignarsi contro se stesso, perché ha creato un mostro dialetticamente parlando e ovviamente comunicativamente parlando come Mourinho. Troppo bello il messaggio universale che viene trasportato sulle maglie del Barcellona per essere marchiato da queste uscite di cattivo gusto di questo special clown. Chiuso qui l'argomento, perché poi abbiamo altri argomenti più interessanti da trattare, però ci tenevo a farlo in apertura di trasmissione, perché oggi non leggo, ecco, lo sdegno sui giornali. Evidentemente ormai siamo abituati a tutto, anche a questo carrozzone mediatico, e consente queste licenze a personaggi che invece dovrebbero chiedere sentitamente scusa a chi, anziché giocare magari tutti i giorni, no, affronta con impegno cose decisamente più importanti queste, l'aiuto all'infanzia. Noi ci fermiamo per qualche istante a 320 40 50 500 per i vostri messaggi. Dopo la pausa parliamo brevemente di Roma, perché andiamo subito a Trigoria per sapere le ultimissime dal campo d'allenamento.